Però leggendo qua la descrizione dice di parlare con Futaba. Quindi, ragazzi, scusatemi se vi ho fatto venire qua per nulla, ma proviamo a parlarle. Ehi là! Oh, Phoenix! Vorrei andare nel memento, subito, per quella faccenda di mio zio. Io e Futaba dovremmo andare nel memento da soli, ci vorrà del tempo e sarà pericoloso. Non un compito facile. Allora, oggi possiamo andare dentro? Facciamolo. Grazie. Si tratta di una questione familiare, quindi vorrei che andassimo solo noi due. Oh, ho già inviato a mio zio una lettera anonima, quindi sul fronte lettera sfida siamo a posto. Ma tra l'altro, parliamo di questa missione in modo anonimo tutto il resto. Ma nella borsa c'è Morgana che sta ascoltando benissimo, quindi... Quanto anonima è questa cosa, Futaba? Mi sa poco. Oh, siamo già qui. Eccola, è l'ombra di mio zio. Sta dicendo soldi, soldi. Ha costretto Sojiro a pagare i debiti al suo posto. Mi ha anche fatto passare momenti orribili. Joker, fai in modo di risvegliare il suo cuore. Però volevo controllare le mie persone prima. Soldi, soldi, soldi. Non importa da chi arrivino, datemi lì e basta. Ehi, mi hai portato dei soldi. Perché non vendi quello stupido locale e mi dai i soldi? È un indennizzo, un risarcimento. Devi farlo, devi darmi i tuoi soldi. Non devo, non ti darò assolutamente nulla. Se avessi abbastanza soldi potrei continuare a giocare d'azzardo fino a vincere. Se non mi dai soldi ti distruggerò. Che squall... Oh, so benissimo quali sono le tue abilità, mio caro. Non mi farò distruggere da uno come lui. Andiamo, Joker! Benissimo. La vita è una grande scommessa. Non ci conterei tanto. Comunque, ho usato solo attacchi di tipo fulmine, eh? Quello che so però di questa persona, proprio con estrema sapienza, è che questa persona respinge sia attacco fisico che attacco di sparo e ci fa il doppio del danno. Questa è la sua abilità. Chissà però se la sua abilità conta solo per il fisico o anche le altre. Cioè, se faccio rifletti a tutto il resto. Comunque, grazie Fafnir di avermi aumentato tutte le statistiche. Guarda qua, attacco, difesa e agilità. Perfetto. Allora, direi di usare la nostra nuova persona. Però prima vorrei concentrarmi, se possibile. Ce l'ho la persona che mi concentra, perfetto. Allora, concentrazione. Aumentiamo ancora di più le nostre statistiche. Oh, 80, wow, ci impegniamo oggi, eh. Allora, concentrati, e una volta concentrati... Vai, Shiva! Spinta psichica! 3330. Oh, perso! È finita! È proprio finita, mio caro! 21.000 yen! E siamo anche saliti di livello. Brava Futaba! Meno male che Futaba non combatte. Meno male per lei, perché se fosse... che deve combattere molto indietro di livelli. Wakaba era intelligente e in gamba. Io sono un fallito. È comprensibile che sia andata a finire così. Pensavi la mamma? Anche allora, pensavo che essere normale non fosse un problema. Poi è cambiato tutto quando ho vinto tantissimi soldi giocando d'azzardo. Chi mi considerava una nullità ha cominciato a essere geloso di me. Che sensazione indimenticabile. Mi sentivo bravo e intelligente, come Wakaba. Che stupidaggine. Ah, hai proprio ragione. Forse l'ho capito troppo tardi. Mi dispiace, Futaba. Perdonami, Wakaba. Zio. Per fortuna non c'è... sciabola del rischio. Per fortuna non c'è margine di perdono per questa persona, però è... Ora non denuncerà più nessuno, vero? Adesso Sojiro è al sicuro. Sembra che Juichi Ishiki abbia avuto un risveglio del cuore. Dovrei verificare con Sojiro. Perfetto. Andiamo da Sojiro allora stasera. Mi dispiace i fumi, ma dovrei aspettare un'altra richiesta prima che io ti aiuti. Sopporta ancora un altro po'. C'è altro che è successo sotto il naso del tuo preside. Al notiziario si parlava di nuovo della tua scuola. Sei una specie di calamità per le sciagure. Vedi di non portarmi sfortuna, intesi? Sojiro, dai! Hai ottenuto i dati? Non ancora, di sicuro.
No, mia sorella non è ancora tornata a casa. Cavolo, è davvero così occupata? Probabilmente è a causa nostra. Allora, sei ancora decisa a fare questa cosa? Sì, posso farcela. Aspettate, ho un messaggio. Sembra che stia arrivando a casa. Finalmente, alla buon'ora. Il cuore mi batte forte. Sii prudente, ok? Dipende tutto da te, fai attenzione. Capito, vi riferirò tutto domani. Ah, chissà cosa scopriremo. Non lo so, ma in questo momento, Sojiro, ho buone notizie per te. Vediamo chi mi scrive prima. Il Ore Nobeko, sei disponibile? No. Sojiro, sei contento? Nessuno ti denuncerà. Posso chiederti di lavorare oggi? Tu non hai colpe e caccerò via chiunque sostenga il contrario. Come si fa a voler male quest'uomo? Sento di potermi avvicinare a Sojiro. Perfetto. Vuoi passare il tempo con il capo? Aiutiamolo. Grazie. Oggi è il curry, ci pensi tu. Oh, magari piacerà anche a Futaba il mio curry. Spiacente, siamo chiusi. Sojiro Sakura, dico bene? Le chiediamo scusa per l'ora, ma siamo ispettori del tribunale dei minori. Secondo una segnalazione, uno dei suoi clienti è stato aggredito dal ragazzo sotto la sua custodia. Sempre secondo la segnalazione, lei starebbe maltrattando sua figlia, Futaba-san. No, abbiamo fallito. Lo zio ci ha denunciati alla polizia prima che riuscissimo a risvegliargli il cuore. Tuttavia, la credibilità delle segnalazioni è relativa, visto che era anonima. Possiamo parlare? Certamente, io non ho nulla da nascondere. Prego, accomodatevi. Grazie. Quindi lei sostiene che la segnalazione sia falsa? È vero che Futaba ha vissuto per un periodo come reclusa in casa, ma alla fine è riuscita a superarlo. E io non la maltratterei mai, per me è come una figlia. Questa... quanto alla sua presunta aggressione, il ragazzo ha precedenti in tal senso? Vi sbagliate! Il ragazzo non l'ha proprio toccato quel tipo, si è solo messo in mezzo per proteggere Futaba. Essere sincero, Star-kun, abbiamo indagato sulla tua reputazione a scuola. Pare che tu non abbia mai creato problemi di alcun genere. Il nostro lavoro è assicurarci che i minori come te vivano in un ambiente sicuro. Com'è vivere con Sakura-san? Puoi parlare con sincerità? È fantastico. Ecco. E tu che ci dici, Futaba-san? Io sto bene. Prima non riuscivo a uscire dalla mia stanza, ma grazie all'aiuto di tutti adesso sto molto meglio. Non ho più paura. Ecco perché voglio vivere... Perché sono molto felice di vivere con papà. Futaba. Capisco. Mi sembra chiaro, la segnalazione era del tutto falsa. E non credo sia necessario ulteriori visite di controllo per Star-kun. Ne sei proprio sicuro? Se avessero voluto ingannarci, non sarebbero stati così onesti. Inoltre, questo incontro ha solo confermato i miei sospetti. Le vere vittime di questo sono questi minori. Con un po' più di esperienza, anche tu sarai in grado di cogliere queste cose al volo. Cos'è, una stagista? A ogni modo, grazie per la collaborazione. Non è necessario che ci accompagnate alla porta. È una stagista, la signorina. Sojiro, ce l'abbiamo fatta! Sojiro? Stai piangendo? Congratulazioni, papà. Davvero, non è da me. Oh, stai piangendo. Solo perché voi due impiastri avete detto tutte quelle cose così smielate. Non erano smielate, erano vere. A ogni modo, ho fame, dammi del curry. Ecco, addio momento sentimentale. Va bene, sedetevi, il vostro posto è qui. Forza Phoenix, è l'ora della pappa. Sento che il mio legame si è rafforzato. La famiglia Sakura. Per recetti del curry, puoi preparare il curry che ripristina moderatamente gli SP. Oh, e Futaba. Prima mi hai chiamato papà. Pensi di potermi chiamare ancora in quel modo? Scusa, non ho sentito, mi brontolava lo stomaco. Cosa hai detto? Niente di importante. Ma dai. È ovvio che l'abbia sentito, ma non voleva farlo, probabilmente. Scusa, hai del tempo oggi? Volevo solo parlarti, è difficile dire certe cose di fronte a Futaba.
Quindi, mi ha chiamato papà, un ruolo importante, non avrei mai pensato di ricoprirlo, ma è bello avere qualcuno con cui sedersi a mangiare, soprattutto visto che adora la mia cucina. Dio, che ridicolo, faccio il sentimentale, alla mia età. Stai andando benissimo, bravo. Non ho fatto un bel niente, ha fatto tutto Futaba e... Beh, sai cosa, ho parlato abbastanza, la giornata è stata fin troppo melensa. Buona serata, padre. Wow, si è fatto tardi. Scusa per averti obbligato ad ascoltarmi. Eppure, un po' di dolcezza ogni tanto non può far male, anche da parte di un vecchio brontolone come me. Va bene, vado a dormire. Non prendete un raffreddore, va bene? A più tardi. Oh, che bello. Sembri occupata. Sta facendo l'inventario delle prove raccolte, ma roba da stagista. Non ho tempo da sprecare in simili stupidaggini. Lavoro da casa perché la mia irritazione rischiava di trasparire in ufficio. Mi dispiace. Il caso del ladre fantasma non è qualcosa che io possa seguire nel tempo libero. I media continuano a sollevare un polverone al riguardo. La gente non ci risponde facilmente. Un tizio sembrava sapere qualcosa, ma niente, non ha parlato, neanche sotto minaccia. Chi? L'ho solo interrogato con durezza, comunque. Stavo dimenticando, dalla prossima settimana sono in gita scolastica. I professori verranno interrogati, mandando me al loro posto. Per me va bene, saranno in debito con te. Non ti intralcia l'esame d'ammissione, vero? Niente affatto. Fai pure il tuo bagno per prima, io devo studiare. Ok, grazie mille. Che poi sembra che loro abbiano gli occhi rossi, quando in realtà hanno gli occhi marrone molto chiaro. Così dovrebbe bastare, no? Oh, Makoto? Sì? In questa immagine c'è un cazzo di meme bellissimo. C'è un meme bellissimo di questa immagine. Devo cambiare spazzolino. Ne ho già preso uno nuovo. È sul mobiletto. Grazie. Forza. E dai, cazzo. Sbrigati. Di già. Sei stata veloce. Non sono dell'umore per gettarmi nella vasca. Ha quasi finito. Sorella? Che c'è? Ho comprato dei nuovi sali da bagno, sempre sul mobiletto. Me li verseresti nella vasca? Sì, certo. Sì. Perfetto, sono stata brava. Se avessi avuto il password all'inizio, avrebbe funzionato uguale. Io non credo, per il semplice fatto che comunque la chiavetta diceva sorpassa ogni password, però la prima password è comunque importante. Ho capito. Ma di che parlate? Di prima mattina? Ho estratto i dati dal PC di mia sorella. Ben fatto. Sospetta qualcosa? Penso che andrà bene. Oh, non vedo l'ora. Fa vedere, fa vedere. Adesso però devo andare a scuola. Ops, chiedo scusa. Allora portali qui subito dopo. Se arriverai tardi te la farò pagare. Sembra che sia andata bene. Mi chiedo cosa troveremo. Oh, prima però dovremmo andare a scuola. Ah già, è vero, è sabato, non si sta a casa. Peccato. Vorrei tanto che risvegliasse il cuore del nostro preside. Lui era al corrente di Kamoshida, ma ha preferito non esporsi, patetico. Bene, allora votiamo lui sul fansite. Non vedo come i ladri fantasma possono ignorare qualcosa di così marcio. Di sicuro anche gli altri professori sapevano. Andrebbero risvegliati anche i loro cuori. Ok, ma un momento. Non è che poi in gita la gita scolastica salta. Forse dovremmo votare dopo la gita. I livelli di importanza. Questi sconosciuti. Oh, un'interrogazione? Da quanto cazzo di tempo? Mi mancavano. La prossima settimana si terrà la gita scolastica che tutti attendevate. Vi siete preparati? La vostra meta saranno niente di meno che le Hawaii. Spero che abbiate i passaporti validi. Partirete mercoledì, perciò non avete tempo di farvene stampare un altro.
A ogni modo, sono certo che vi divertirete ancora di più alle Hawaii con delle conoscenze in più. Ah, mercoledì partiamo, no? Lunedì? Ora, Starkun, guarda questa immagine. Quale? Oh! Questo re Kamehameha, il fondatore delle Hawaii. Entrambe le mani di questa statua hanno un significato. Ma sapete cosa rappresenta la destra? La destra, quindi quella che ha la mano propensa, quindi prosperità. Bene, la mano destra rappresenta la prosperità delle Hawaii. Ah, e la lancia nella mano sinistra rappresenta la pace. Per inciso, si dice che questa statua non sia del re Kamehameha in persona. Dopo la sua morte, un altro re commissionò la statua, usando però come modello un ragazzo di corte. Oh, wow, è stato proprio bravo! Yarujanega! Questa roba non l'ho dimenticata in 3 mesi che non siamo a scuola! Oh, santo cielo! Spero che sfruttiate al meglio i vostri 5 giorni laggiù. E sappiate che io vado matto per le noci di macadamia, quindi... Souvenir, eh? Io non vorrei mai ricevere qualche statuetta di legno. Non capisco perché la gente si ostini a regalarle. Magari c'è qualcuno che le colleziona, Morgana, dai. Ecco fatto, dovrei aver fatto tutto giusto. Lascia fare a me. Però, hai preso tutti questi? Sono per le Hawaii. Ah, i volantini. Se dobbiamo stare tranquilli, tanto vale godercela. Ah, guardate questo. Escursione per vedere le tartarughe giganti su una spiaggia. Il cibo è più importante delle tartarughe. Ma dai, Han, che cattiveria. In Giappone non trovi bistecche così spesse e grosse. Come fa a essere così magra sta ragazza? Ma, e mai mai? Cos'è, un pesce? Credete sia buono? Pare sia periodo di gite scolastiche, anche noi andiamo. Davvero? E dove? Los Angeles, se non ricordo male. Non fa proprio per te, Yusuke. Scommetto che avresti preferito come posti Nikko o Nara. Va bene lo stesso, in origine anche i pigmenti minerali usati per l'arte giapponese erano importati. Hawaii e Los Angeles, eh? Tu, dove preferiresti? Hawaii, Los Angeles, il LeBlanc. Los Angeles non mi dispiacerebbe. Dai, un po' sembra uno di LA, un gangster rapper magari. Sì, uno di quelli poveri, ma non ha alcun senso. Preferirei andare alle Hawaii. Insomma, non ci vedremo per un po'. Ti compreremo un souvenir, promesso. Oh, abbiamo dei dati interessanti in arrivo. Quanti schermi? È solo un'occhiata veloce, ma dice perpetrati e connessi. Significa che gli arresti mentali non sono una coincidenza. È un caso con un colpevole. Non si tratta però solo di arresti mentali. Pare lei sospetti che i Raptus siano collegati allo stesso caso. Metropolitana, distrutto, cose. E brava la sorellona. Quanto pensi di metterci ad analizzare il tutto? C'è parecchia roba, non sarà una cosa veloce. Ma quando tornerete avrete tutto. Pretendo souvenir dalle Hawaii e da lei come ricompensa. Non ci capisco niente, ma tu sei fantastica, Futaba, come sempre. Che credo si chiami guerra informatica. È così tecnologica e moderna che sembra un film. Siamo ladri fantasma, questo è il minimo. Insomma, io mi trasformo in un autobus. Dai, non cercare di fare a gara con lei. Che cosa hai detto? Stai benissimo così, Morgana. Sei carino e batuffoloso. Carino. Lady Anne, io... Dai, continueremo questo discorso al nostro ritorno. Sono curioso di sapere quanto sarà salita allora la popolarità dei ladri fantasma. Ryuji, sempre a quello, pensi, eh? Va bene, ci sta a essere presi bene. Oh, Akechi! Ma che diavolo! Ciao! Non dimenticate di prepararvi per il viaggio, capito? Cacchio, pare di sentire un insegnante. E poi, perché ne stai parlando tu? Non ve l'hanno detto? Verrò anch'io. Cosa? Gli insegnanti mi hanno chiesto di fare da chaperon al loro posto. Cosa? Io non ne so proprio nulla. C'è qualche problema? Che bello, saremo insieme. Sì, temevo che sarebbero venuti un sacco di piantagrane. Stai parlando di noi? Ma perché ti hanno chiesto di venire, Makoto?
Pare che alcuni insegnanti debbano restare in Giappone per occuparsi di questi articoli scandalistici. Così hanno deciso di inviare degli studenti del terzo anno come accompagnatori extra. Sembra che oltre a me ci sarà anche qualcun altro. Oh, capisco! In ogni caso, è da tempo che aspettiamo di fare questo viaggio all'estero. Credo che uscire dal Giappone sarà per tutti noi un'esperienza in grado di farci aprire gli occhi. È un'opportunità meravigliosa, perciò assicuriamoci di coglierla. Non dimenticatevi i souvenir! Ah, Akechi! Possiamo aumentare il nostro rango, sono contento! Chi è che mi scrive? C'è un sacco da fare! Iwai, fottiti! Akechi è più importante! Scusami, non volevo Iwai, perdonami, non volevo insultarti. Akechi, giustizia, vero? Ah, giusto! Non dobbiamo neanche più scartare roba, perché adesso abbiamo 12 persone. Akechi, torno subito, eh? Tesoro, aspettami. Meglio farlo adesso, questa roba di Akechi, visto che fra un po' partiamo per le Hawaii. Ci stavo facendo caso adesso che invece sulla mia maglia c'è scritto California e ci sono le palme. Che bello. Come avevo già detto, mi sarebbe piaciuto avere Angelo come persona. Peccato la debolezza per lo sparo, che non c'è rimedio. L'unico rimedio in realtà sarebbe aumentare l'illusione, ma non ne vale la pena. Akechi, tesoro, rieccomi. Yeah. Bentornato, Starkun. Spero che la mia intrusione non ti dispiaccia. Immagino che abbiamo avuto entrambi una lunga giornata. Sono stato sommerso di lavoro, ma finalmente posso fare una pausa. Oggi non hai in programma niente di troppo impegnativo, vero? Non molto. Allora magari potremmo chiacchierare sorseggiando del caffè del capo. Non che mi lamenti, ma se siete così stanchi, forse invece del caffè vi converrebbe un bagno. C'è un bagno pubblico proprio lì. Un bagno pubblico? Invitante! Vuoi venire con me, Starkun? Ti sarei grato se mi mostrassi la strada. Senti, potermi ad avvicinare. Vuoi passare il tempo con Akechi? Passare il tempo con Akechi? Oh, sul serio? Se è così, penso che farò come consigliato dal capo. Nulla di male, no? Ah, che meraviglia! Non lo facevo da un pezzo. Da un pezzo, eh? Anni, quando ero piccolo ne frequentavo sempre uno. Oggi sono il principe detective, ma da piccolo la mia situazione familiare era, complicata. Quando ho avuto l'età per capirlo, mio padre se n'era già andato, mia madre era tutto ciò che avevo. Lavorava in un nightclub e quando doveva portare un uomo a casa mi spediva sempre al bagno pubblico. Brutta roba, brutta roba. Ne hai passate tante, mi dispiace. Fa parte del passato, non ho motivi di incolparla. L'unico che merita biasimo è mio padre, quell'omuncolo degenere che ha abbandonato mia madre. Volevo costringerlo a porgerle finalmente le scuse che le deve, ma non è più possibile. Scusa, non volevo che la nostra conversazione si facesse così deprimente. Anzi, va tutto bene, so che l'acqua bollente può provocare qualche capogiro. L'acqua è fresca per me in realtà. Bene, anch'io sono a posto. Anzi, ho appena iniziato a scaldarmi. È la sfida chi regge di più qua. Usciamo come due patate lesse. Ah, rinfrescante. Un vero toccasana quando sei appena uscito dalla vasca. Bere latte fresco? Ah, credo di sentirmi un tantino stordito. Poverino. Anch'io. Abbiamo esagerato forse. Non avevo dubbi. Hai la faccia color peperone, sai? È la prima volta che faccio un bagno del genere. Con un uomo? Non avevo mai raccontato a nessuno della mia situazione familiare. Chissà perché l'ho fatto con te. Forse perché andiamo d'accordo. O forse perché siamo simili. Ora che me lo dici, forse siamo davvero simili nel profondo. Siamo stati entrambi vittime di adulti che hanno influenzato inquietamente le nostre vite. Posso rivestirmi? Credo tu abbia ragione. E ne sono ancora più sicuro dopo aver parlato con te. A ogni modo, non esattamente il tipo di conversazione da fare nudi. Rivestiamoci, d'accordo? È stata proprio una bella giornata, grazie. Ricordati che siamo nudi. Hai ragione. Yoshi. Quindi non ti rivesti? No. Mi piace stare così. Ho ancora l'impressione che la mia pelle irradi calore. La prossima volta teniamo la competizione fuori dalla vasca. Meglio sfogarla sul biliardo, eh? Già, e stavolta ti batterò. Anche se potremo sempre vedere chi si cambia più velocemente. Il primo che esce vince. Sei pronto? Oh.
Beh, ci vediamo. Ok. Oh, Akechi, dimmi. Ehi, grazie del bagno e dell'ottimo caffè. Sono finalmente riuscito a rilassarmi, quindi grazie. Sai, a volte è bello passare le giornate non come il principe detective, ma come Goro Akechi. Non so se dipende dall'immagine del principe, ma tutti mi considerano un prodigio. Non è affatto vero, ma la gente tende sempre a fraintendere. Se mi avessero visto oggi, forse avrebbero detto che non sembro il principe detective. Colpa mia, immagino. Oh, non volevo sembrare negativo. Scusami, non volevo offenderti. A ogni modo, ti invidio. Ti sposti bene con l'atmosfera retro. Ti sposi, forse. Onestamente, però, non riesco a inquadrarti, nonostante i miei tentativi. Noi due abbiamo diverse cose in comune, ma sotto alcuni aspetti siamo agli antipodi. Non è affascinante? Più comincio a conoscerti, più mi faccio domande. Mi chiedo come mai. Ah, mi sto addentrando in un territorio strano. Meglio lasciarti andare. Ci vediamo. Mi stavi chiedendo di uscire, Goro? Oggi è un giorno importante, invece. Oltre al fatto che è domenica, è una domenica importante. Ehi! Ehi, sei libero? Io sì. Allora... Oh, non importa. Sbrigati a tornare a casa. Futaba, io... Sono in casa, letteralmente. Sono qui, è colazione. Sono molto orgoglioso del curry di oggi, gustatelo. Grazie, Sojiro. Hai ricevuto un invito ad uscire? Vuoi leggerlo in camera dopo aver finito di mangiare? Devo ammettere che il curry di cui il capo va orgoglioso ha un profumo delizioso. Beh, potremmo occupare la mattinata con Futaba e... la serata al Jazz Club. Non me ne frega un cazzo cosa ci sarà. Può esserci anche Goro Akechi che mi chiede di uscire, ma stavolta salteremo perché il Jazz Club di stasera è importante. È veramente importante. Per chi dovrei votare nelle classifiche? Non è una cosa interessante. Akechi è un detective, vero? Sembra incompetente. La gente parla sempre. È tutto chiacchiere, ma non conclude nulla. Ah, odio la gente così. Tutte chiacchiere. E a me invece dà fastidio la gente come voi. Non voi pubblico, voi che state parlando. Ehi, vai spesso nelle sale giochi? C'è un post nel forum che mi ha detto da pensare. Pare che in sala giochi nella zona ci sia un gamer davvero odioso. In che senso odioso? A quanto pare è un cheater. Si è di recente gioca a un famoso sparatutto chiamato Gunabout, rovinando il divertimento a tutti. Secondo il post, di solito passa il tempo nella sala giochi chiamata Gigolo di Central Street. Sarà anche un gioco, ma barare è inaccettabile. È un gamer imbroglione. Di certo è possibile che si trovi nel memento. Mishima ha detto che frequenta la sala giochi in Central Street, vero? Andiamo a dare un'occhiata. Se è solo dare un'occhiata senza perdere la giornata, volentieri. Mercoledì prossimo ci sarà la gita scolastica. Forse dovremmo sbrigare un po' di cose prima di allora. Tipo il memento, vero? Questa settimana non ci sarò. Ah, ma pensa un po'. So che è un po' improvviso, ma non sarò in chiesa questa settimana. Vado a Los Angeles con la classe. Sarà la mia prima volta oltreoceano e sono un po' nervosa. Ah, beh, almeno stai lontana da tua madre, no? Continueremo le lezioni appena sarò tornata. Vuoi che ti visiti? Takemi, è da un po' che me lo chiedi, però... alla fin fine non concludiamo mai nulla. Oh, oggi niente programma di televendita? Sono molto triste. Ciao, Futi! Come stai, patata? Comunque, giusto per curiosità, ci sarà... Chihaya oggi? Voglio provare ad aumentare Takemi per vedere se cambia qualcosa, perché... vorrei concluderlo il suo confidant, ma non vorrei neanche occupare una giornata per nulla. Proviamo, guarda, a sto punto tanto vale provare. Anche se alla fine mi dice che non aumenta. Proviamo, passiamo il tempo con lei. Forse dovrei invitarla al parco? Proviamo. Qui dovrebbe andare. Ci sono le condizioni ideali per raccogliere dati al di fuori della clinica, dove dovrei anche poter verificare le reazioni a più variabili esterne, come le modifiche ambientali. Allora, vogliamo cominciare? Cosa vuoi che faccia? Tranquillo, neanche io voglio che guai con la polizia. Allora, puoi cominciare facendo una nuotata nel lago. Cosa? Scherzo.
Faremo un test di controllo. Voglio registrare dei dati senza farti assumere medicine. Mi servono dei dati comparativi e oggi ho intenzione di raccoglierne parecchi. Più dati di test ho, meglio è. È importante, quindi non battere la fiacca. Ok, adesso fa una corsa. 5 km basteranno. Stavolta non sto scherzando. Figa, me lo potevi dire, no? Ok, ben fatto. Grazie per la collaborazione. Guarda, a sto punto io provo a lasciarla così. Nel senso, proviamo questa uscita. Se domani Takemi ancora non aumenta, torno indietro. Anche se forse dovrei lasciare così. Che noia. Ma che stai dicendo? Analizza quei dati. Il lavoro lo fa tutto il mio PC. E a me non resta da fare niente. Ci stiamo preparando alle nostre gite scolastiche. Ora come ora non abbiamo del tempo per farti compagnia. Oh no, devo andare a fare shopping. Ci serve solo uno spazzolino, no? Perché stai andando nel panico? Mi serve un sacco di roba, shampoo, lozioni, balsami. Ah, ora che ci penso dovrei portare una tela. Questo viaggio sarà ottimo per dipingere. Ma non sarà sufficiente. Ma una sarà sufficiente. Non ne avrei bisogno. Ma così non potrei disegnare nulla. Forse ne porterò tre, giusto per sicurezza. Ma per quanto riguarda le dimensioni, sono più grandi, meglio è, no? Perché lo chiede a noi? Cioè, voglio dire, non dovresti portare roba del genere. Deve essere bello potersi parlare così apertamente. Oh, Morgana. Chi mi vuole? Sono la mia bancarella e buonasera. Me ne sbatto i coglioni di entrambe, scusatemi la cattiveria, ma questa serata è importante, cazzo. È importante perché, come ho detto, dobbiamo andare al jazz club. Non me ne frega niente di chi ci possa essere, ma stasera si entra qui nel jazz club. Sembra che il cocktail di stasera sarà un Carica Cola, il drink originale di oggi. Potresti scoprire un nuovo talento di te, magari uno del tutto inedito. Interessante. Il cantante si esibirà il 5-9. Domani. Sorseggiare cocktail ascoltando musica dal vivo, roba da adulti. Vuoi andare? Sembra che costi 3000 yen. Andiamo. Chi inviterai? Ryuji. Oh, Ryuji, eh? Sì. Allora farò una passeggiata, fammi sapere quando si torna a casa. Come? Questa cosa continuo a chiedermi, però va bene. Benvenuto, un coperto viene 3000 yen, bene, dalli pure a me. Grazie. Trova un posto libero per sederti, mi raccomando, cerca di non disturbare, ok? Grazie. Siamo qui perché quel caricacola è importante. Ero un po' nervoso quando mi hai detto di venire al jazz club. Ma non è affatto male. Mi sembra quasi di aver salito qualche altro gradino verso l'età adulta. Ecco le vostre cose. Quella è una cola? Con tutta quella frutta, il mango e la roba esotica? Niente male. Ha un gusto maturo. Chissà com'è Ryuji da adulto. Bah. L'altro giorno stavo cercando qualche nuovo ramen bar, ma prima di rendermene conto mi sono ritrovato al solito posto. Non ero lì per il ramen in sé, volevo solo gustare quel sapore specifico. Sai cosa intendo, vero? Assolutamente. Ho chiacchierato un po' con Ryuji. Ah, questo drink è stato fantastico. Abbiamo finito di parlare per un bel po', ma è stato tempo speso bene. Come dire, credo di essermi fatto un bel esame di coscienza. Non so, non male come sensazione però. Passare il tempo a Jazz Club sembra aver avuto effetto anche sul cuore di Ryuji. Sì cazzo, Ryuji apprende carica. Vulnerabilità all'elettricità. Ciao, 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 ciao. Grazie per l'invito di oggi, amico. Mi sento rinvigorito. Wow, è più tardi di quanto pensassi. Ci si vede. Vediamo intanto cosa ci aspetta oggi. Intanto continua a salire qua l'indice di gradimento. I ladri fantasma sono sulla cresta dell'onda in questi giorni. Cos'è questo fan site? Oh, ci sono dei nuovi gadget. Gadget? I ladri fantasma sono fantastici. In TV anche gli opinionisti più severi ne parlano bene. Molti personaggi famosi parlano apertamente dei ladri fantasma. I ladri fantasma lottano per il bene della gente. Che dice il contrario non è al passo coi tempi? Prendi quella che ci, per esempio. Gli danno tutti conto per questa storia di Majed.
Non può esserci giustizia con i ladri fantasma. Parole grosse per chi non è in grado di acciuffarli. Persino i politici sostengono che i ladri fantasma siano pericolosi. Non sono altro che dei palloni gonfiati. Ci possiamo fidare dei ladri fantasma? Sembra che la gente cominci a essere dalla nostra parte. Già, penso proprio che la gente ci apprezzi ora. Ah, un'altra camminata. Ormai tutti sanno dell'insabbiamento, non è più la notizia del giorno. Sai invece qual è la notizia del giorno? La mia posizione in classifica in Gunabout. Gunabout, the super real? Quello che il controller a forma di pistola, giusto? Ne parlano tutti. Il multiplayer è fighissimo. Lo trovi nella sala giochi di Central City di Akihabara, dovresti dare un'occhiata. L'altro giorno ho giocato contro un tizio parecchio bravo, l'avessi colpito una volta, dannazione. Forse perché usava i cheat? Oh, per fortuna questa giornata di scuola è andata. Ormai non si parla che dei ladri fantasma. Così preferivo quando nessuno ci conosceva. Quello è vero. Allora, Takemi. No, niente Takemi. Guarda, a questo punto la lascio lì. Perdiamo quella giornata, però almeno forse ci assicuriamo il rango con Takemi. Non lo so. Lo spero più che altro. E l'unica persona disponibile oggi è proprio Futaba? No, c'è anche Maruki che non è disponibile, ovviamente. Dopo che tutti ci conoscono per Mad Jed, alcuni negozi venderanno roba gadget dei ladri, tipo questo wafer dei ladri fantasma. Ne posso comprare 3, quindi va bene. Li prendo perché non mi ricordo se il tizio sospetto ce li richiede, ma lo prendo anche così per collezione, in realtà. Anche Big Ben Burger ha un nuovo panino, ma che non c'entra nulla con i ladri fantasma, quindi lo prendo sempre per collezione. Quindi direi di occupare la giornata in maniera intelligente e passare la giornata con Futaba, la nostra carissima Futabimba. Ciao Futi! Oh, che caruccia. Ehi, Phoenix! Oh, giusto! Mi spiace per ciò che è successo da Akihabara, ho fatto un casino. Futaba sembra molto depressa. Forse dovresti cercare di tirarla su. Con la mia gentilezza posso farlo. Potrebbe essere una buona occasione per rafforzare il mio legame con lei. Quell'agente di polizia era di un livello superiore al mio. Prendi le cose con calma. Sei stata brava, Futaba. Prendi le cose con calma. Sì, immagino che tu abbia ragione. In fondo, dopo sono persino riuscita a comprare delle cose, ma solo perché c'eri tu. A ogni modo, possiamo salire in camera tua? Vorrei parlare ancora un po'. Sento di potermi avvicinare con Fafnir, la mia nuova persona definitiva dentro il team. Cosa vuoi fare? Passare il tempo con Futaba? Assolutamente. Ok, andiamo Phoenix. Subito, tutto quello che vuoi. Mi si è tolta le scarpe. Mi sono molto divertita da Akihabara. Credo che una volta di queste mi piacerebbe provare ad andare anche da qualche altra parte. Ho l'impressione che sto giro voglia farmi tornare a scuola. Ma le lezioni online sono molto meglio. E in più non dovrei neanche uscire di casa. Ottima idea. Sarebbe interessante. Vero? Potrei seguire le lezioni senza neanche alzarmi dal letto. Ma non credo che sto giro sarebbe contento. La scuola. Sai, a dire il vero, mi piacerebbe tornare. Credi che un giorno ci riuscirò? Se collaboriamo, assolutamente. Sì. Io farò del mio meglio. Brava. Oh, posso stilare una lista delle promesse. Una che? Mia madre me la faceva sempre fare. Sì, mi scriveva degli obiettivi del mese, tipo pulire la casa o fare determinate commissioni per lei. Ogni volta che ne completavo una, la ceccava con un grosso timbro. Spesso scriveva anche dei commenti. Erano uno spasso. Ah, e una volta completati tutti gli obiettivi, prendeva un giorno libero e la passava con me. Ho deciso, stilerò una lista delle promesse. Idee a me. Ok, queste sono tutte le mie promesse. Fatto. Ecco le mie promesse. Preciso. 1. Andare in un posto affollato, abituarmi alle folle è essenziale. 2. Andare a scuola, voglio vedere com'è fatto l'interno di una scuola superiore. 3. Conoscere meglio la mia generazione, sento di avere ancora bisogno di molte informazioni. 4. Sostenere una conversazione con un estraneo della mia età. Che te ne pare? Mi sembrano ottime, puoi ripeterle.
Ok, sembrano buone. Non voglio fissare scadenze però, voglio solo cercare di completarli tutti prima o poi. Brava. Però tu dovrai aiutarmi, in cambio svilupperò al massimo le mie abilità di navigatrice. Brava Futi. Sento che Futaba ripone molta fiducia in me. Sono contento. Pam pam. Scansione del memento, chance di mappare l'intero piano del memento. Non è una cosa così, diciamo, che succede spesso, ma grazie del pensiero, Futaba. Ecco, se completo tutti gli obiettivi, potrei avere una ricompensa? Tutto quello che vuoi. Lo so che è una richiesta strana, ma l'idea di una ricompensa finale mi aiuterebbe ad andare avanti. A ogni modo, farò del mio meglio. Anche se pensare a questo elenco è stato davvero stancante, perciò domani farò del mio meglio a partire da domani. Beh, io fra 2 giorni parto, quindi sì, è una buona idea aspettare. Quindi mi sa che adesso rotolo via, chiuso a riccio. Brrr, a Sonic. Futaba è andata a casa, rotolando. E l'ho accompagnata io. Ehi, sono io, grazie di aver trascorso la giornata con me. Di nulla, Futaba. Tirando fuori la lista mi sono ricordata di quanto l'ho preparata insieme a mia madre. Ehi, se finisco la lista delle ricompense e comincio ad andare a scuola, pensi che possa rendere il suo giro molto felice? Scommetto di sì. Giusto, giusto. Ok, questo è un altro motivo per lavorarci su. Volevo pensare a qualcosa che potrei fare per suo giro, ma non ho molte idee per ora. Devo prima finire la lista. Da sola sarebbe tipo ultra difficile, come affrontare da sola il boss finale. Ma ora che sei nel mio gruppo, conto su di te. Quindi sì, sono carica. Iniziamo Guerre tra ladri, la minaccia fantasma. Certo, è un gruppo di solo 2 membri, ma non preoccupartene. Per ora ti saluto. Ciao Futi, ci vediamo. Stasera al Jazz Club c'è un cantante, ma andare al Jazz Club di lunedì, come ho detto, è una perdita. Futaba ha detto che questa settimana andrete in gita scolastica. Non ti darò un soldo, capito? E non portarmi souvenir o cose del genere. Non te l'ho chiesti. Ti stai annoiando? Se vuoi che ti mostri come fare, oggi mi avanza un po' di tempo. Come fare cosa? Come far avanzare il tempo, intendevi, suo giro? Qualche info? Eccotela la info. Se c'è suo giro libero, io la serata la passo con lui. C'è solo suo giro. Perfetto, allora, suo giro, io e te stasera ci divertiamo. Anche perché se non sbaglio siamo al rango 10 ora. Hai programmi per stasera, ti va di passare un po' di tempo insieme? Sento di potermi avvicinare, sento che il mio legame si rafforzerà. Cosa vuoi fare? Vuoi passare il tempo con il capo? Rango 10. Oh, perfetto. Allora sì, suo giro, ti aiuto. Vado in chiesa con Futaba, mi dispiace, ma devi venire anche tu. Non dispiacertene, ci vado spesso io. Come mai? Andiamo a visitare la tomba di Wakaba. Oh, se avessi detto che noia sarebbe stato orribile come cosa. Hai 3 minuti per prepararti. Nel giorno dell'anniversario della sua morte la penso sempre. È da un po' che non vengo qui. Sono sempre stato troppo impegnato col locale e tutto il resto. No, non è per quello. È stato il senso di colpa tenermi lontano. Pensavo di averla delusa. Ma ora che sono riuscito a portare anche Futaba, posso finalmente presentarmi a testa alta. Sì, ho dovuto aspettare un po', ma è stato bello poterle dire dei recenti progressi di Futaba. Oh, le ho parlato anche di te. Sono contento, grazie. Idiota, dovrei essere io a ringraziarti. Suo giro. Ehi, questa è la prima volta che siamo riuniti tutti e quattro. Sojiro, cos'è quel ghigno? Veramente questo è un sorriso. Approvo. Oh, Futi. Un po'. Credo che una chiesa non apprezzerebbe il modo di essere vestita senza maniche, però va bene. Ah, ma ho anche una notizia da darvi. L'altro giorno ha chiamato il tribunale dei minori. Lo zio di Futaba ha ritirato la denuncia. È come se all'improvviso il suo cuore si fosse risvegliato, come si dice ultimamente. No, non può essere. Ah, chissà se un giorno si sposerà con qualcuno.
Sojiro. A ogni modo, diventerà una donna in gamba. Dopotutto, è la figlia di Wakaba. A tutti i padri toccano queste ansie. Penso di sì, Sojiro. Sai, inizialmente volevo solo che mi aiutassi col locale, ma tu mi hai aiutato in qualcosa di molto più importante. Mi hai fatto capire che ho una famiglia. Una famiglia da proteggere, e non mi riferisco solo a Futaba. Proprio i colpi al cuore, incredibile. Ci sei anche tu. Forse non saprò aiutarti in tutto, ma se hai qualche problema, sentiti libero di parlarmene. Io ci sarò sempre per te, fai parte della famiglia. E... ah, ci sono. Ti insegnerò tutto quello che posso, ormai sei quasi un adulto. Forse non è sufficiente per ricambiare il favore, ma è tutto ciò che posso fare. Sojiro, io sono te, tu sei me, hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione, spezzerà così il giogo che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito dello Ierofante, che ti conferirà un potere infinito. Maestria del carry, puoi preparare un carry che ripristina molto più gli ESP di tutti gli alleati. Non male, vero? E abbiamo sbloccato Koryu. Già, Koryu purtroppo si sbloccava con questo Confidant. Ah, potresti evitare di, ecco, metterti con Futaba? Non posso farti questa promessa, Sojiro, mi dispiace. Non ti ci vedo a chiamarmi papà, anche se forse non sarebbe poi così, così male. Di che state parlando voi due? Di nulla. Ho fame! Carry, carry, carry! Sì, sì. Andiamo a casa. Non posso farti questa promessa, Sojiro. Non ti posso promettere che non ci proverò. Non te lo posso promettere, perdonami. Chi mi vuole? Ah, Keiichi. Chissà per quanto ancora dovremo patire questo caldo. È estenuante. Hai presente quelle classifiche che vanno per la maggiore ultimamente? Interessano anche a te? No, per niente. Me ne sbatto il cazzo. Non ti interessano? Sei il tipo a cui piace andare controcorrente. Sapevi che includono anche il mio nome, a causa del mio recente attacco alla Drifantasma? Prima ancora di rendermene conto, sono diventato un cattivo, in piena regola. Però ho pensato che diventando un bersaglio, forse potrei comprendere i loro metodi. L'idea mi è sembrata allettante, certo, non sono sicuro che sia un bene per la mia incolumità. Ogni tanto dovresti dare un'occhiata alla lista. Beh, di questo passo faremo tardi, ci si vede. Ciao Akechi. Guarda questo panino al cioccolato della Drifantasma. L'ho visto a Shibuya e non ho resistito. Danno anche un adesivo, giusto? Da un giorno all'altro si trova ogni genere di gadget con loro marchio. Anche se, secondo me, il Drifantasma non è poi un granché come nome. Non so, a me piace. Mi dà un senso di mistero. Credi che sia una cattiva idea segnalarmi da sola sul fansite per farmi risvegliare il cuore? Vorrei tanto poterli incontrare. Tanto non ci vedi dal vivo, quindi... puoi anche farlo, ma non ti cagheremo. Oh, guarda, un'interrogazione. Chi sarà? Oh, Maruki! Da quanto tempo? Domani c'è la gita, eh? La notte prima della partenza mi sento sempre elettrizzato. Partite domani, giusto? Per arrivare alle Hawaii ci vogliono 6 o 7 ore. Arriverete di mattina. Ah, già. Fate attenzione al jet lag. Alle Hawaii sarete 19 ore indietro rispetto al Giappone. Il che significa che dovreste presentarvi la mattina del 7. Partirete di notte, ma arriverete la mattina del 7. Gli effetti potrebbero essere scioccanti. Un conto è il jet lag, ma a volte la nostra percezione del tempo può distorcersi da sola. Avete mai avuto la sensazione che le lancette dei secondi di un orologio stesse ferma più a lungo? Dimmi, Star-kun. Dimmi. Come si chiama il fenomeno secondo cui le lancette dei secondi sembra smettere di muoversi? Cronostasi. Sì, è la risposta giusta. Quando una persona sposta il suo sguardo, c'è un istante che non viene registrato nella sua mente.
Per colmare il vuoto, il cervello vive un momento fittizio. Ecco dove ha origine questo fenomeno. Il cervello umano è incredibile, vero? Può darti una sensazione che il tempo si sia fermato. Wow, è stato proprio bravo, l'ha azzeccato! Yarujaneka! Ah, odio le interrogazioni, Cristo. Eppure le azzecco tutte. Oh, ma abbiamo già finito. Mi piacerebbe sentire le vostre esperienze quando tornerete, va bene? Divertitevi. Vuoi dei souvenir? Vuoi degli snack, Maruki? Domani andrai alle Hawaii, eh? Non preoccuparti della casa. Io, beh, Futaba ed io terremo in piedi la baracca. Morgana, mi dispiace che non puoi venire, ma gli animali non sono ammessi. Mi dispiace. Oh. Cazzo, sì! Domani a quest'ora saremo alle Hawaii! Non vedo l'ora! Sarà divertente e l'orologio rotto mi annoierò a morte. Sarà divertente! Sto scoppiando! Ryuji, lo sai, è vero che partirete domani notte? Come? Davvero? Basta chiacchiere, dovreste concentrarvi sulla lezione. Dopo quel che ho sentito non mi interessa più, non ho più motivazione. Nulla di nuovo, insomma. Beh, io cerco posti interessanti nelle Hawaii ora. Ti sei ripreso in fretta? Ah, ci sono anche posti famosi a Los Angeles. Hollywood. C'è anche una comunità artistica molto vivace. Sarà indubbiamente un viaggio stimolante. Le spiagge della Hawaii sono di certo più belle. Ci sono molte spiagge ugualmente belle anche vicino a Los Angeles, sai? Ah sì, è vicino al mare. Sai dov'è Los Angeles, vero? Beh, è la capitale dell'America, per cui al centro. E le Hawaii? E che ne so, nell'oceano, tipo. Sei senza speranze. Vi dispiacerebbe smetterla? Andiamo, non potreste essere più maturi al riguardo. E dai, Morgana, non te la prende. Lo sai che se potessimo ti porteremmo con noi. So che siete emozionati per la gita, ma non vi state facendo prendere la mano? Morgana è incazzato perché lo stiamo lasciando a casa, poverino. Beh, che c'è da fare oggi? Cacchio, una giornata libera, incredibile. Ah, guarda, non c'ero mai stato. L'ho sbloccata adesso. C'è il bersaglio del memento che non abbiamo ancora identificato, giusto? Che sia lui? Che c'è? Vuoi giocare? Adesso a Gunabout ci sto giocando io, quindi non seccarmi. Ehi, hai preso le monete? Non accetta la mia banconota da 1000 yen. Oh, ecco l'occasione che aspettavo. Quel bar ha effettuato l'accesso. Presto, sbrigati a portarmi delle monete. Il cheater? Alcuni sono riusciti a risalire al suo nome da un social network. La gente è infuriata. Credo che il suo nome vero sia Yoshinuki Nejima, un quarantenne disoccupato. Ma io batterò questo Nejima e diventerò un eroe. Però mi pare che tu sia ben lontano dal vincere. Zitto, piuttosto vammi a prendere altre monete. Così quello è il giocatore disonesto di cui parlava Mishima, il famigerato Baro. Una cosa è usare i trucchi quando giochi da solo, un'altra quando sei coinvolto anche gli altri. Conosciamo il suo nome, sembra proprio Yoshinuki Nejima, sarà il nostro prossimo bersaglio. Perfetto, conosciamo il nome. Beh, in ogni caso siamo a 3 richieste. Il problema è che non ha senso per me andare adesso nel memento. Anche se in realtà, volendo, potrei. Nah, ci andiamo dopo le vacanze. Magari ci arriva qualche nuova richiesta. Per oggi direi no. Invece che alla palestra andiamo al tempio. Voglio iniziare a passare più tempo possibile al tempio, perché voglio aumentare di tanto gli SP. Certo, anche gli HP sono importanti, però Chiudendo gli occhi vediamo comunque il retro delle palpebre, ma non possiamo fingere di non vederle. Perdona le riflessioni di un povero vecchio. Cosa ti porta da queste parti? Vuoi meditare al tempio? Sì. Ok, parliamo al monaco. Molto bene allora, fai con comodo e rilassati. Grazie monaco. Wow. L'odore degli alberi secolari si sente anche da molto lontano. Non che mi dispiaccia. Questa macchia sul pavimento sembra quasi un gatto. E allora? Beh, niente, suppongo. Ehi, smettila di ignorarmi. Morgana, sto cercando di riflettere. Ehi, stai ascoltando? No, Morgana, non ti sto ascoltando. Sono molto lontano in questo momento, sempre più distante. Ehi, mi prude la schiena. Che pensiero inutile. Perché ti agiti tanto? Eri davvero concentrato? Nah,
Mi faccio ancora distrarre da pensieri vani. L'espressione sul tuo volto è un po' cambiata. Forse ora la tua mente è più rilassata. Penso proprio di sì. Gli SP sono aumentati di 3. Beh, penso sia ora di andare. Torniamo indietro. Andiamo a casa allora. E questa è la nostra ultima serata libera, Morgana. Domani ci separiamo. Spero entrambi i viaggi vadano bene. Grazie, abbi cura di te, Yusuke. E Futaba, sarai tu ad aiutarci con le analisi. Ci penso io. Facci sapere se succede qualcosa, ok? Certo, certosino. E allora andiamo. Bada Morgana mentre siamo via. Divertitevi. State ancora parlando di quella gita? Oh, Morgana, non te la prendere, su. E non posso uscire, giustamente, perché questa è l'ultima serata che passerò qui, Morgana.